Tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento cominciano a vacillare tutte le certezze della cultura positivista basata sulla fede laica nella scienza e nel progresso tecnologico-scientifico. Non a caso, nelle manifestazioni letterarie e artistiche di questo periodo è più che mai evidente il rifiuto di tale visione. Si tratta di un rifiuto anche molto polemico che costituisce il fulcro ideologico di un movimento artistico-letterario che è al contempo una particolare sensibilità propria della fine del secolo, il decadentismo. Propriamente il termine circoscrive un movimento artistico-letterario che si sviluppa in Francia alla fine dell'Ottocento. Il nome si ispira a un famoso verso del poeta simbolista Paul Verlaine. Nella poesia Languore, egli polemicamente afferma di essere l'impero alla fine della decadenza, un'immagine fortemente simbolica con cui il poeta sottolinea una forma di crisi irreversibile. Il movimento decadente esprime una critica molto forte della società, esasperando fino al parossismo il conflitto tra l'intellettuale e la società proprio del romanticismo. Proprio come accadde all'impero romano, l'umanità della fine dell'Ottocento, per Verlaine, sta precipitando in una nuova, moderna barbarie. I barbari sono rappresentati dalla nascente società di massa, che uniforma i comportamenti livellandoli al basso, favorisce il dilagare del cattivo gusto e del luogo comune. Il decadentismo si fa dunque portavoce di un sentimento allarmante, quello di essere entrati in una fase di irreversibile decadenza, di essere prossimi alla fine della civiltà umanistica, soppiantata dall'inciviltà dilagante del brutto, dell'alienazione e della materia. In un senso più ampio, il termine decadentismo è usato per designare una sensibilità che accomuna le manifestazioni artistiche e letterarie dell'Europa degli ultimi decenni dell'Ottocento, con propaggini nel primo Novecento. La radice comune è il rifiuto dei valori della società borghese e della cultura positivista, fondata sul primato della scienza e sulla fiducia acritica e ottimistica nel progresso tecnologico e scientifico. L'arte della seconda metà dell'Ottocento e soprattutto il romanzo naturalista e verista pretendeva di poter fornire, al pari della scienza, una rappresentazione oggettiva e completa della realtà umana e sociale. Non c'è in sostanza mistero che la scienza, compresa quella del cuore, come direbbe Verga, non possa indicare. Ebbene, il decadentismo si appunta proprio su questa pretesa di esaurire attraverso l'arte e la letteratura la rappresentazione della realtà nella sua totalità. In verità, come aveva già intuito Baudelaire, c'è sempre qualcosa che sfugge all'occhio umano. C'è sempre un mistero che si annida nelle pieghe della natura, che la scienza pretende di scandagliare e possedere.